Oggi One Health, One Medicine, una sola salute, una sola medicina è il motto che già dagli antichi tempi, dagli antichi greci, mette sullo stesso piano la medicina comparata, insomma, animali ed umani, con le stesse malattie, le stesse terapie, spesso anche gli stessi farmaci, ed anche per la trasmissione di malattie da animali ad umani, le cosiddette malattie zoonotiche. Al centro oggi un esempio di zoonosi, la malattia di Lyme, scritto Lyme, che porta il nome della città americana in cui per la prima volta nel 1975 si manifestò questa pandemia di artrite. È la malattia che il New York Times ha definito la più veloce a propagarsi dopo l'AIDS ed è una malattia che si trasmette dalla zecca, lo vedete questo artropodo fastidioso, che si trasmette appunto dalla zecca all'umano ed è temibilissima perché è di diagnosi difficile e in un secondo stadio porta poi complicanze gravi neurologiche, articolari e cardiovascolari. Come si trasmette, come ci si difende, come si previene? Ne discutiamo con un grande specialista, Giuseppe Iovane, professore di parassitologia, malattie infettive nel Dipartimento di Medicina Veterinaria alla Federico II. Benvenuto, professor Iovane, personaggio ormai popolare. Professor Iovane è anche membro della Commissione all'Istituto Superiore della Sanità, al membro della commissione, consigliere di amministrazione nell'Istituto Zooprofilattico Interregionale Campania Calabria, insomma è un grande personaggio. E con lui analizzeremo anche qual è lo status su diagnosi e terapie per gli umani. Molte persone soffrono di questa malattia e spesso vivono con le loro famiglie in un grande disorientamento per la, diciamolo, per la grande impreparazione del sistema sanitario italiano sulla Lyme e sulle malattie rare, ma anche qui in Campania, anche qui a Salerno. E quindi pensiamo alle famiglie, pensiamo anche alle persone, per esempio alla giovane Laura che forse ci sta ascoltando in questo momento e che salutiamo con un messaggio anche di forza e di speranza. Dunque, professor Iovane, parliamo del vettore della Lyme, la zecca. Ecco, di quale tipo è, dove vive? Allora, buongiorno a te Aldo, grazie dell'invito, buongiorno ai telespettatori. La zecca purtroppo è un artropode che trasferisce parecchie malattie all'uomo. In questo caso la malattia di Lyme è stata definita forse dopo l'AIDS quella più aggressiva per Sì, certi sì. versi. Come tu ben hai detto, è anche di difficile diagnosi. Si pensi che dell'orto la Borrelia, che è l'agente Sì, eziologico sì, di sì. questa malattia, la Borrelia burgdorferi, praticamente può vivere 6 anni nelle zecche. Le Sì. zecche dovete immaginare che hanno prole, fanno uova, quindi trasferiscono alcuni agenti, vengono trasferiti alla discendenza, per cui noi potremmo trovare dei territori dove praticamente è perennemente infetto da questa patologia, Sì. che in Italia diciamo è comparsa nell'83-85, poi piano piano si è diffusa soprattutto in Italia del Sì. nord, meno diciamo, segnalazioni ci Sì. sono nell'Italia del sud. Comunque resta una patologia estremamente importante per le complicanze che hai detto. Nell'uomo poi il problema più grosso è che delle volte appunto è difficile la diagnosi. Pensate che in questo caso bisognerebbe, dopo una puntura di zecca, il paziente dovrebbe stare, diciamo, dovrebbe osservarsi per 30, 40, 50 giorni. Ecco, questo è interessante da Sì, vedere una questo tecnica di filmato, estrazione, perché sì. la tecnica di estrazione è evitare la rotazione, usare i Sì, sì, guanti. sì. Evitare, ecco, vedete ci stanno i guanti, evitare che resti la testa della zecca all'interno della Sì, pelle ed è quindi una questo, rotazione, eccolo ecco qui, qua, pochissima sì. rotazione, ma deve essere un movimento preciso, diretto da estrarre totalmente e poi disinfettare. La Sì. zecca va o bruciata o nel WC, insomma, con un Sì, po' sì, di carta igienica. sì. E poi stare attenti a questa forma, la forma più importante, perché molti si chiedono, sono stato punto da una zecca, che devo fare? Ecco, questa condizione, non prendere mai antibiotici a A vuoto, cioè vuoto, arrivare alla sì. diagnosi, cioè il più delle volte non c'è nessuna complicazione, Sì. se eventualmente si forma un alone rossastro, infatti si chiama eritema cronico, che comincia a Sì, espandersi e poi al centro resta una macchia bianca, allora in quel caso lì diciamo ricorrere alle cure mediche, fare una diagnosi precisa, e poi effettuare una terapia corretta. sì. Sì. Sì, infatti è questo il problema, la diagnosi. Dunque, è vero che, come ha detto lei, la Lyme è più diffusa al nord e soprattutto al nord-est, però ho letto che la Campania è la seconda regione in Italia per, come dire, per diffusione di zecca. Sì.
La zecca, ritorniamo al nostro tema, Aldo caro. Il riscaldamento del pianeta è uno dei motivi per cui oggi noi abbiamo questa problematica legata ancora di più a queste patologie trasmesse anche da artropode, in questo caso da zecche. Quindi diciamo che c'è una grossa presenza della zecca, queste per esempio sono forme di ninfe. Sì. Pensate che la zecca ha una forma adulta, ha una forma larvale, ha l'uovo, poi c'ha, ecco, sono differenziabili. Sono circa 900 specie le zecche che noi conosciamo, di cui 40 in Italia. Sì. E una borrelia può resistere, dicevo, 6 anni all'interno di una zecca, quindi immaginate un po' come può diffondersi. Una cosa importante è la vita all'aperto: chi è che rischia, diciamo, un po' in più è colui che frequenta zone boschive. Infatti la principale è l'Ixodes ricinus di questo come trasmettitore. Sì. E quindi una cosa che mi sento di consigliare, ecco, evitare nei periodi, diciamo, primavera estivi, quindi il periodo classico, diciamo, è giugno, evitare di attraversare erbe alte se non si è ben attrezzati, cioè sì, non stare con pelle nuda, come suggerimento. Sì, sì. Ecco, come si riconosce la zecca che magari, non so, è penetrata nella cute di un cane o nella nostra cute, cioè sì, da quali segnali? Beh, delle volte non abbiamo segnali, quindi bisogna, precauzioni sono quelle di, se uno va a fare una bella passeggiata in un bosco, sì, oppure va a fare una bella passeggiata, evitare erba alta, appoggiare per esempio uno zaino in un'escursione in un punto dove non ci sia possibilità di essere visitati da zecche. Ma posso dare due consigli molto semplici: si può mettere una specie di disinfettante a base di permetrina, per esempio, sugli indumenti, essere completamente chiusi, cioè non lasciare pelle esposta, sì. E poi l'altra cosa è fare una doccia entro 2 ore, cioè la zecca ha bisogno di tempo per andarsi, sì, ad annidare, sì. E un altro aspetto che non molti conoscono è il fatto che la zecca, se viene, diciamo, conosciuta, presa, individuata prima di 48 ore dal suo attacco, quindi ci può essere una buona possibilità che non ci sia stata nessuna trasmissione. Quindi ci vogliono un 48 ore e poi fare una doccia entro le 2 ore. Sì. Insomma, andare a caccia, fare trekking nei sentieri boscosi, molto bello. Non so, andare a raccogliere funghi, non so. Può essere bello, interessante, eccetera, eccetera, però dobbiamo stare attenti. Attenti a queste situazioni, sì. Quindi restare coperti. Primavera, estate, purtroppo poi le manifestazioni cliniche della malattia poi si vedono d'inverno. Devo dire che è nata pure un'associazione addirittura per questa malattia di Lyme, è stata fondata a Milano, sì. E proprio perché è una patologia, diciamo, in forte espansione, sono quelle malattie, pensate un po', delle volte da noi le chiamavamo mimetiche, cioè sono in grado, sì, di mimare molte altre patologie. Noi passiamo da disturbi oculari a disturbi meningei, a polineuriti, sì, sì, a forme di eritema cronico, cioè il più delle volte se ne accorgono dermatologi. Sì. Però, non ci terrorizziamo nel momento in cui troviamo una zecca addosso a un bambino o addosso a nostro figlio, perché da lì a dire abbiamo una patologia di Lyme, insomma, sì, è abbastanza complicato e difficile. Sì, ecco, diciamo che la Lyme, la malattia di Lyme, che ripetiamo è nata in America, è stata scoperta per la prima volta negli anni 70, sì, in America, è una delle 7.000 malattie rare, sì, forse 7.000 è dir poco, perché ogni mese, ogni 6 mesi, questo numero delle malattie rare, delle rare disease, aumenta. E quindi è una delle malattie rare che, proprio perché, ecco, è rara, ha pochi specialisti, se non addirittura nessuno, c'è difficoltà a trovare gli specialisti, e poi mancano anche gli strumenti, i test, diciamo, sì, i test per rilevare dal sangue, vero? Sì, penso che sia una cosa importante. Le volte noi individuiamo come malattia rara forse una malattia poco diagnosticata, sì, perché esatto, io penso che invece per la malattia di Lyme siamo nella seconda ipotesi, cioè poco diagnosticata. Sì. Quindi certamente ci sono state grosse difficoltà nella diagnosi di questa malattia. Pensate, può comparire a distanza anche di mesi dalla puntura, può avere una sintomatologia variegata, per, sì, cui ecco la difficoltà di risalire. In più, la borrelia, in questo caso, che trasferisce la malattia, è una, diciamo... La borrelia è un batterio. È un batterio
È un batterio che ha molti parenti, c'ha, sì, per esempio fa parte delle spirochete, quindi ha parenti nella leptospira, sì, e lei stessa è costituita da tanti generi, per cui se andiamo a fare una diagnosi sierologica in un cane o andiamo a fare una diagnosi sierologica in campo umano, potremmo avere anticorpi ma non aver avuto mai contatto con l'agente della malattia di Lyme. Quindi sì, bisogna andare un po' sulla diagnosi fine. In questo caso sono dei centri che fanno PCR, esami del liquor, esami del sangue, quindi che possono riuscire a individuare effettivamente qual è la borrelia e qual è la specie di borrelia interessata. Questo è fondamentale. Quindi, sì, quindi dobbiamo stare attenti anche al nostro cane. Il cane, sì, in effetti quando va fuori o va in territori... È un ospite, è vero, certo, della zecca. Però, diciamo, ai fini della malattia di Lyme è stato visto un 5-10% di pericolosità. I serbatoi possono essere anche animali selvatici, eh? Cioè nel senso, sì, che sia cervi, cinghiali... Sì. Cioè la zecca è un artropode che cerca sangue per potersi riprodurre. Sì. È uno quindi zombie, succhia sangue. La possiamo trovare dappertutto, sì, d'inverno si nasconde nei muri, ecco, ci sono situazioni differenti a seconda dell'habitat dove si trova, quindi sì, va controllato, per esempio certamente la cuccia, una, sì, cuccia, stare in campagna, oppure quando si porta il cane fuori in erba alta non ci vuole niente che si fa un controllo veloce al cane, e oggi per esempio per i cani abbiamo tantissimi prodotti che permettono di evitare l'attecchimento della zecca. Sì, ecco, siamo entrati già diciamo nell'ultimo passaggio, cioè il come ci si difende, il come si previene. Ecco, quindi sicuramente gli antiparassitari, insomma, per, sì, difendere l'animale, i collari, non so, sì, gli spray. Ecco come si fa la prevenzione. Noi l'abbiamo capito come, cioè quello di stare attenti quando si va, sì, fuori. Indumenti senza lasciare pelle scoperta, sì, abiti chiari, l'abbiamo visto anche per le zanzare. Esatto. Controllarsi quando si torna dalla passeggiata, fare una doccia nelle due ore. I rossori, i reageri, sì, e i ritmi. Controllare poi eventualmente, vedersi, insomma, se uno si controlla oppure vuole controllare un bambino. Insomma, dopo aver fatto una doccia si dà una rapida occhiata, insomma, alla pelle per vedere se c'è qualche puntino nero che si è potuto infilare. La pelle infilare. Anche, non so, anche la cute dei capelli, per esempio, sì, perché si nasconde. Si vanno proprio a mettere nei posti, sì, diciamo, sì, di pelle sottile, ecco, sottile, la sì, zecca. Sì. Certamente in un primo momento può dare dei fastidi, ma molte volte è asintomatica. Sì, quella dicevamo, è per i cani, anche in quel caso lì, sono animali, comunque le zecche si difendono, quindi vanno attualizzati un po' i collari, un po' i medicinali, un po' quant'altro, però il cane non è il vero serbatoio, diciamo, della malattia, possiamo, sì, dire che è una vittima anche lui, come i cavalli, cioè, certo, i cavalli presentano zoppie migranti, si chiamano, cioè delle volte il cane presenta una zoppia, un arto, poi semmai la zoppia un altro arto, e la terapia è anche lunga. Perché le malattie articolari, quindi, sì, incorre anche il cane, nelle, sì, sì, queste, come dire, la neuroborreliosi. Sì, e quindi vediamo che per esempio per quanto riguarda sia terapie umane che terapie veterinarie sono terapie piuttosto lunghe, con un cocktail delle volte anche di antibiotici, ma ripeto, da non prendere così a livello profilattico, ma su una indicazione medica ben precisa. Sì, sì, certo. Esistono pure dei vaccini, però hanno avuto un problema, i vaccini oggi sono sempre un po' più fini, sia in campo umano che in campo veterinario, però questi vaccini hanno bisogno, diciamo, di sapere bene la gente qual è, perché molte volte, proprio per quello che dicevo prima, c'è una grandissima differenza genomica tra i vari ceppi di Borrelia, per cui possiamo vaccinare verso un tipo, ma semmai però, non è protetto, esatto, verso un altro. Perfetto, sì. Ecco, stavamo vedendo delle immagini che ci fa vedere dalla regia il nostro regista, sì, le forme Giovanni. Articolari, sì. Le forme articolari, ecco qui, abbiamo visto prima una forma neuritica all'orecchio e poi dolori articolari, l'artrite sì, diciamo, è forse la complicanza più grave, ecco, forme, diciamo, sempre neuritiche, muscolari, ma ci sono anche forme più gravi, per esempio cardiovascolari. Sì, sì, sì. Cioè, cardiovascolari, meningiti. Sì. E ripeto, è così un quadro polimorfo che quando diventa così diventa molto difficile anche da parte, sì, dei medici individuare, sì, e mai riuscire a risalire a questa probabile puntura di zecca, sì, che potrebbe chissà risalire a quanti anni prima. Insomma, pensi che sono stati isolati borrelie in casi umani anche 10 anni dopo in individui. Quindi praticamente effettivamente questo agente
riesce a moltiplicarsi a livello di sangue, probabilmente si va a nascondere in alcuni punti, poi dà la febbre, perché ha anche una forma simile influenzale. Sì, esatto. Quindi vedete che quadro polimorfo, difficile riuscire a sospettare. Bene, e di Lyme, di malattia di Lyme, avete visto quanti guai procura questo artropode? Parleremo anche nel, spero presto, con, diciamo, visto però dagli specialisti infettivologi della malattia come terapia umana, anche se è difficile trovare, come dire, reperire, insomma, grandi specialisti che si sono occupati, specializzati su questa materia, però vedo che, ecco, per esempio l'ASL di Salerno già si è organizzata con una, come dire, un apparato, una task force sulle malattie rare, però è chiaro che dopo che si scrivono sulle carte, poi dalle carte bisogna passare alle attività. Invece Avellino, Benevento, anche Napoli si sono già attrezzate nelle università probabilmente per specializzare laboratori, ecco, che poi occorre, il problema è il test e quindi la diagnosi, è da lì che si parte. Beh, a suo proposito vorrei dire che se One Earth sia, cioè spero che in queste commissioni possano anche comparire, insomma, dei colleghi veterinari, certamente, o perché, farmacisti, psicologi. Sì. Perché diciamo, in queste condizioni, insomma, ognuno di noi può portare il nostro contributo. Certo.